Si è rinnovato l'appuntamento annuale con le ex convitrici del Depino a Maratea. Emozione e tanti ricordi in chi ha vissuto la propria gioventù tra le mura di questo antico istituto che ha visto centinaia di ragazze provenienti dalla Lucania e dalle regioni limitrofe per alcuni anni vivere e studiare proprio qui. Mi chiamo Santina Salamone, sono un medico di famiglia. Sono stata qui in collegio dal 1973 al 1978, anno in cui ho conseguito il titolo di diploma di liceo scientifico, e da lì poi università e quanto poi ho potuto. Oggi sono qui per la seconda volta per il secondo raduno delle ex collegiali del Depino. Non vi nego che già l'anno scorso è stato molto emozionante, in quanto ritrovarsi già nei soli luoghi è stato qualcosa di estremamente toccante, fondamentalmente perché comunque in questo contesto, in questo ambiente, ho trascorso 5 anni, ed erano i 5 anni, credo, della formazione di ognuno di noi. Lo ricordo con estremo piacere il collegio. Ricordo soprattutto la forma mendis e gli schemi indispensabili che ancora oggi sono di riferimento per tutto ciò che io possa fare, per tutto ciò che faccio. È stato altrettanto emozionante ritrovare e rivedere persone con le quali abbiamo condiviso queste mura, il passeggio nel chiostro e molte altre esperienze. Sicuramente gli anni sono passati, però il ricordo è sempre vivo. È vivo ed è bello anche doversi chiedere chi sei, in quale anno sei stato, perché nel tempo siamo cambiati. Sono passati circa 37 anni che io mancavo e che non rivedevo alcune persone. Sono molto contenta e spero che questa sia un'esperienza che si ripeta nel tempo. Allora, mi chiamo Giovanna Marra. E vengo dalla Calabria, precisamente dalla provincia di Catanzaro. Sono un'insegnante di scuola primaria e sono stata nell'Istituto Depino nel 1979, anno scolastico 79-80, e dopo 33 anni ho rivisto tutte le mie compagne di scuola. È stata una cosa bellissima, emozionante, e spero di ritornare anche l'anno prossimo. Ho conosciuto Francesco, una persona squisita, dolcissima, è come se ci fossimo visti sempre. E un grazie al professore Billeri, persona eccezionale, che solo grazie a lui che abbiamo realizzato questo raduno, che ci ha dato l'opportunità di vederci tutti insieme. Mi chiamo Maria Jacopino, ho 49 anni e faccio l'insegnante di scuola primaria, insegno a Roma da 13 anni e praticamente sono stata qua in questo collegio nell'anno 1979-80, 2 anni, ho fatto i primi 2 anni del magistrale, e adesso dopo circa 30 anni mi ritrovo qua nell'istituto e siamo venuti qua a vedere quello che è rimasto di allora. Dunque, in questa stanza ci venivano a trovare i nostri genitori, ricordo, e niente, la direttrice ci chiamava, ci faceva venire qua, e i nostri genitori venivano ospitati proprio in questa stanza. E poi, oltre a questo, c'era la signorina Santina che suonava, mi ricordo, al pianoforte, e ci intratteneva, e noi curiose eravamo proprio attirate dalla sua musica e venivamo qua e l'ascoltavamo con molto piacere. Ricordo proprio allora che era completamente cieca, non aveva proprio la vista, quindi eravamo attirate pure dalla sua tenerezza più che altro. Allora, io mi chiamo Stoduto Vincenza, ho 51 anni, vivo a Pescara e insegno nella scuola primaria. Sono stata qui negli anni del magistrale, nell'Istituto Depino, ho vissuto un periodo bellissimo, anche se al momento erano dei momenti un po' tristi perché si stava lontano dalla famiglia, lontano dagli amici, c'erano delle regole molto severe, quindi si vivevano un po' dei momenti di tristezza, però dopo, a distanza di tanti anni, si è capita l'importanza del valore che hanno avuto quegli anni e della formazione che ci hanno dato, e quindi ci hanno avviato a
ad affrontare la vita in modo molto più forte, perché avendo vissuto dei momenti di rigidità, quindi abbiamo affrontato qualsiasi cosa. E i ricordi sono tanti in questo collegio, sono tantissimi, e la cosa che ricordo sempre è il suono della campanella che annunciava il momento della ricreazione, il momento del pranzo, il momento di andare a letto. Era un richiamo bello, importante, e per tanti altri ricordi, sono tanti tanti che sarebbe impossibile descrivere. Comunque sono stati dei momenti molto belli. Adesso abbiamo deciso di fare questo raduno ogni anno proprio per rivivere tanti ricordi vissuti negli anni passati, e quindi ci ritroviamo ed è bello intraprendere questo, cioè ritrovare questa amicizia che si era un po' persa, perché ognuno ha preso la sua strada, ha fatto la sua vita, e quindi d'ora in poi faremo sempre questo raduno per ricordarci i momenti belli. Grazie. Allora, mi chiamo Paola Tancredi, sono un'ex alunna dell'Istituto De Pino a Maratea, sono vissuta qui dal 79 all'83, ho tanti ricordi. Abbiamo pensato con delle amiche di fare questo raduno per rivederci dopo tanti anni, e devo dire che è un'emozione bellissima. La mia sensazione personale, quella confrontandomi con le altre, quella delle altre, che è come se ci fossimo visti insomma da pochi mesi, eppure sono passati 35 anni. Ricordo molto caro Suor Maria Leonarda, la mia suora preferita. Ero molto molto ribelle allora, però diciamo siamo riusciti poi alla fine a convivere con queste sore molto severe e con tante persone differenti, sia per cultura che per tradizione, però alla fine quello che conta è sempre l'amore, l'amicizia, ciò che fa girare il mondo è l'amore, quindi l'amore lo troviamo in tutte le cose, nella famiglia, nell'amicizia, in tutto, nella natura. Quindi io adesso si è fissata una data che sarà l'11 agosto, è nata quel giorno, l'anno scorso nel 2014 resterà l'11 agosto, quindi chi vuole partecipare a questo raduno, per me è bellissimo, anche per tante altre, e quindi siamo felici di passare una giornata insieme, tutte. Io sono Don Ezio Saporito, sono di San Nicola Arcella, nativo di San Nicola Arcella, e sono parroco attualmente a una parrocchia molto antica del 1500, San Costantino la parrocchia in Papa Sidero, quindi vicino, ecco, la strada che va da Scalea a Mormanno, e sono da 25 anni sacerdote. Io ho studiato il magistrale al Maratea, quindi ne porto un grande ricordo, soprattutto l'amore e la devozione verso San Biagio, che ancora continua ogni anno, soprattutto in occasione dei festeggiamenti patronali. E oggi mi trovo qui all'Istituto De Pino, delle suore del figlio Nostra Signora Monte Calvario, perché c'è stato un raduno degli ex alunni, e io sono uno di questi ex alunni che gioisco fraternamente con le mie compagne, perché le mie compagne, perché la maggior parte erano donne, io ero l'unico maschio della classe, e quindi stamattina insieme con le suore, insieme con questo gruppo, ecco, di compagni, voglio vivere questo 25esimo mio sacerdozio con loro, e anche attraverso questi ricordi meravigliosi, ecco, della scuola, dei compagni, dei professori di questo istituto. Oggi è stata una giornata veramente non solo commemorativa di ricordo, ma anche una giornata di gioia, ecco, ci ha fatto rivivere tanti momenti belli insieme con i miei compagni di scuola. Naturalmente io rappresento l'istituto in qualità di presidente, è un ente morale, che c'è un consiglio di amministrazione di cui naturalmente fanno parte anche oggi il sacerdote Don
Don Giovinazzo e naturalmente l'architetto Vitolo, e nonché come madre superiore iconoma su Maria Letizia, che è anche della superiore della casa. Ci troviamo per l'ennesima volta qui in un istituto così antico, pieno di storia, in occasione del secondo raduno dell'ex alunne dell'Istituto De Pino. Ragazze oggi madre, oggi che sono sparse in tutto il mondo, che si vogliono, grazie anche a qualcuna di loro, vogliono rivedersi spesso in questi luoghi dove nella loro infanzia hanno vissuto parecchi anni, che naturalmente loro con tanti sacrifici riescono lo stesso a riunirsi in questi luoghi. E poi c'è stata un'occasione anche in questo secondo anniversario che un ex compagno di scuola, oggi sacerdote, ha voluto ricordare, dicendo anche messa, i suoi primi 25 anni di sacerdote. Una cosa bellissima che tutti hanno apprezzato. Naturalmente poi, oltre i ricordi all'interno dell'istituto, tutte le ex alunne si sono ritrovate nei propri ricordi, nei propri intimi ricordi, in queste mura piene di storie, ripeto. Ma poi la cosa più bella che hanno gradito tutti quanti, il pranzo come ex alla vecchia maniera, ricordando tutti i vecchi modi di servire a tavola, ma soprattutto abbiamo rispolverato tutte le posate e tutti i piatti con lo stemma, con il logo del De Pino, che a loro sicuramente è tanto caro.